Il futuro del trasporto pubblico locale parte da Trieste. Non a caso, la città che sul tema è sempre in vetta alla classifica per il parco mezzi più giovane è uno tra i più moderni di tutta Europa. Il Mobility Innovation Tour, tenutosi questa mattina al Ferdinandeo, ha portato sul tavolo l'innovazione nel mondo del trasporto pubblico locale, la digitalizzazione dei processi, il rinnovo delle flotte, la mobilità ibrida ed elettrica. L'evento organizzato dalla rivista Autobus rientra tra le iniziative del progetto europeo Civitas Portis, con molte realtà locali coinvolte. Noi abbiamo un'età media di 4 anni, consideriamo che l'età media della flotta in Italia è di 12 anni e quindi i nostri 4 anni sono un primato nazionale, io direi sono un primato europeo, perché stiamo parlando di 4 anni di età media, ma stiamo parlando di una flotta che è tecnologicamente tra le più avanzate che ci siano in Europa. Tutta la nostra flotta è dotata di videosorveglianza, tutta la nostra flotta è dotata di contapasseggeri, tutta la nostra flotta è dotata di Wi-Fi. Un Wi-Fi che naturalmente ha anche delle forme di controllo, ma è un Wi-Fi free e quindi è molto apprezzato dalla clientela. E in città spazio anche alla mobilità futura del Porto Vecchio, una delle caratteristiche che suonano come la grande sfida di Trieste in questo settore. Le sfide sono certamente quella di mantenere un dato così importante e magari anche di migliorarlo e, perché no, puntare anche su qualche soluzione alternativa che può essere quella che chiamiamo mobilità green e quindi va dall'ibrido all'elettrico, naturalmente con gradualità, ma una città come Trieste, che oggi rappresenta un benchmark nel trasporto pubblico locale, può diventare un benchmark anche nella mobilità green.